Benvenuti e bentornati anche sul nostro canale OraTube. Io sono Don Davide e con noi oggi c'è Suor Graziella Celati. Ciao a tutti, bentrovati. Suor Graziella, che è una presenza significativa nella nostra comunità da parecchi anni, e c'è un evento speciale per lei quest'anno. Celebrerà il 25esimo di professione religiosa. Allora Graziella, dici un attimo, in questi 25 anni, di questi 25 anni, molti li hai passati proprio qui a Leno. Raccontaci un attimo, quindi, com'è stato e com'è vivere a Leno, che non è la tua terra d'origine, tu sei di un paese in provincia di Grosseto. Raccontaci un attimo, com'è vivere a Leno? Ma prima di tutto, prima di parlare di questo, volevo ringraziare veramente e dire che sono veramente molto contenta di poter festeggiare qui a Leno il mio 25esimo di professione, perché appunto di questi 25 anni, 18 li ho vissuti qui in mezzo a voi. E sono stati degli anni molto belli, nella quale ho sentito veramente realizzarsi il sogno che Gesù, il Signore, mi aveva messo nel cuore, quello di servire la sua Chiesa in mezzo ai fratelli. Un po' l'avevo già sperimentato nella mia fanciullezza e questo appunto poi aveva dato la possibilità di capire dove il Signore mi stava conducendo, e qui ho vissuto e sto vivendo la realizzazione in pieno di questo sogno. E prima di tutto è quello di condividere con dei fratelli la mia vita cristiana, il mio incontro con il Signore e il sentire la sua presenza. E questo è veramente una cosa bella, perché vivere insieme ad altri questo amore che ci avvolge, ci prende, è una cosa che penso ci faccia veramente sentire la presenza del Signore, ci faccia sentire veramente Chiesa, ci faccia sentire veramente suo popolo. E qui sto vivendo un po' questa esperienza. Bello, bello. E possiamo quindi dire che Leno è un po' la tua seconda casa. Sì. Forse anche la prima casa. Sì, diciamo, come esperienza di vita consacrata e consacrata, di mia missione da suora, da consacrata, certo. Leno è la pienezza. Ok, 25 anni sono un bel traguardo, e tu hai fatto un percorso di preparazione, di formazione alla vita religiosa, e dopo di te la tua congregazione, che ricordo essere quella delle suore maestre Pie Venerini, ha vissuto in Italia, possiamo dirlo, una sorta di calo nelle presenze e nei cammini vocazionali. Ti senti quasi poi una sorta di specie in via di estinzione. Tu sei, se non sbaglio, l'ultima italiana nel cammino religioso della tua congregazione. Anche se ora c'è una ragazza che è Rachele, diamo un saluto anche a Rachele che è in cammino in questo percorso di formazione. Cosa diresti tu a una ragazza italiana, tu sei sempre in mezzo ai giovani e alle giovani, cosa diresti a una ragazza che può forse avere anche una certa sensibilità, orientamento religioso e che forse è un po' titubante per fare il salto e fare questo percorso di formazione per la vita consacrata? Ma io direi che è difficile oggi, però è molto difficile, sì, ma direi che è un'esperienza molto bella. Certamente ci vuole il desiderio di donare la propria vita agli altri, di donare la vita al Vangelo, a portare la parola di Dio agli altri, a condividerla con gli altri. E questo penso che sia una cosa che a me mi appaga e mi fa sentire realizzata. E sentire anche che sto realizzando il sogno che il Signore ha messo, certo, nel mio cuore. Tu stai dicendo in queste due prime battute che ciò che ha portato avanti e porta avanti la tua esperienza religiosa, la tua vita religiosa, è
fondamentalmente la relazione con il Signore. Come per dirci che ciò che dà motivazione, ciò che dà senso al tuo esistere è proprio la relazione che dà forza al tuo camminare. Quindi potrebbe anche essere che noi diciamo attraverso questo canale che ci sta guardando di coltivare il rapporto con Dio, perché è lì che poi si gioca la tua disponibilità a metterti in gioco. Quando hai qualcuno a cui indirizzare il tuo cuore, sei capace a fare anche dei grandi salti, come può essere quella per un'esperienza di vita consacrata. Però anche questo è vero nella misura in cui però poi dopo lo vivi con gli altri, nel senso io ho conosciuto e conosco ancora il progetto di Dio e quello che il Signore mi chiede, perché lo sperimento nella vita con gli altri, okay. Perché non c'è una voce che arriva dall'alto, ma è un'esperienza che arriva dal rapporto con gli altri. Ok, quindi molto concreto anche. Sì. Ok. Aleno, tu hai svolto parecchi servizi in parecchi ambiti, però principalmente sono due gli ambiti nei quali tu hai svolto la tua missione, la tua presenza qui in mezzo a noi. Uno è l'ambito della scuola, dove tu lavori da parecchi anni, e l'altro è quello della pastorale familiare. Ecco, di questi due ambiti, quali sono gli aspetti che tu vorresti fossero messi in evidenza, che pensi siano significativi? Ma quello nella scuola e quello anche nei gruppi famiglia, bene o male, è un po' la realizzazione anche di ciò che io sono come maestra Pia. Perché le maestre Pie sono una congregazione a servizio dell'educazione, soprattutto dell'educazione cristiana, di portare appunto le persone, i bambini, i ragazzi, i giovani, gli adulti a incontrare il Signore. Perciò la scuola mi dà questa possibilità di incontrare appunto bambini che sono nella loro più tenera età e fargli conoscere e fargli un po' sentire la presenza di Gesù nella loro vita. Oltre al fatto che tu, lavorando con altri insegnanti, comunque con una struttura pubblica che è quella della scuola, è una tua testimonianza effettiva nel mondo del lavoro, e questa è una cosa penso... E bella. Anche questo, veramente ringrazio il Signore anche in questo, perché in tutti questi anni di insegnamento ho avuto la possibilità di trovare sempre, sempre, sempre una grande stima, una grande collaborazione, un grande scambio con le mie colleghe che ho sempre avuto dalla mia parte, bene o male. E condividendo un po' ciò che io un pochino proponevo nell'interscambio, nel crescimento reciproco, io ho imparato tanto da loro e spero anche di aver poter dato anche. E invece i gruppi famiglia, o più in generale la pastorale familiare, che ha diversi risvolti, tu cosa ci puoi dire? Credo che questa è un'esperienza pluriennale e con molti risvolti positivi. Sì. Anche questa è stata veramente, sono 13 anni che sto vivendo i gruppi famiglia e sono anche loro un'esperienza bellissima di condivisione di fede. E vedere in queste coppie, in queste persone che sono diciamo qualunque, ma invece questo grande desiderio di incontrare il Signore, di ricercare nella loro vita e nella loro vita di coppia il desiderio che il Signore ha messo nel loro cuore e che li sta accompagnando a realizzare il suo progetto di famiglia, di coppia, di persone, di genitori, sono un bellissimo esempio, veramente, di dire, quando le sento delle volte riflettere, dice mamma mia, io sono una suora, vabbè, può essere un po' scontato alcune cose, ma sentire certe riflessioni sulla parola di Dio, sull'importanza della presenza di Dio nella vita di queste coppie è veramente edificante. Bello, bello. E quindi ci sentiamo anche di dire che a quanti fossero interessati a poter partecipare nella pastorale familiare, ai gruppi delle famiglie, possano fare riferimento a Sua Graziella oppure possono trovare informazioni presso il nostro oratorio. Infatti ora faccio anche una specie di appello. Questo dono che il Signore ha fatto alla comunità di Leno
cerchiamo di farlo vivere. Ora sono un anno e qualcosa che purtroppo stiamo vivendo questo momento di fragilità, però non dobbiamo lasciare, non dobbiamo mollare, Ebbene, dobbiamo il lasciare Covid tutto. anche in questo caso ci ha messo un po' in Eh difficoltà, sì. un po' tante difficoltà. Ok, tu dicevo prima nel presentarti, vieni da Follonica, Sì. Follonica con la C così, no? Sì. Che è in provincia di Grosseto, quindi hai una tua famiglia d'origine e hai chiaramente anche una tua famiglia di appartenenza, che è quella delle suore maestre pie. Raccontaci qualcosa di entrambe le famiglie. Ma ecco, la mia famiglia appunto è una famiglia così normale. Mio papà lavorava alla Coop come impiegato e mia mamma era commerciante con un proprio negozio ed erano abbastanza impegnati tutti e due nel loro compito di lavorativo. Ma anche se in alcuni momenti sembrava che fossero assenti, però noi figli, io ho un fratello gemello, non abbiamo mai sentito la loro mancanza, nel senso la loro assenza, perché quando c'erano, c'erano. E poi, quando io ero piccola, anche il senso della comunità che accompagnava e sosteneva era forte. Io vivevo in una strada dove eravamo tantissimi bambini e i nonni o i genitori degli altri bambini, bene o male, diventavano un po' custodi di tutti i bambini. E poi avevamo il parco giochi proprio accanto a casa e quello è stato la nostra babysitter. Bello, bello. Il papà è già in cielo, se non sbaglio. Sì, La mamma purtroppo. invece quanti anni ha? Ah, Mia mamma ha 95 ok. E si anni. chiama? Elisabetta. Ok, Elisabetta, ciao. Ciao Elisabetta, ti auguriamo di star bene. Ciao, mamma. Raccontaci invece qualcosa della tua famiglia di appartenenza adesso, quella della delle suore maestre pie, Venerini. Le maestre pie, come quasi normale che accada, le ho conosciute nella mia parrocchia. Loro sono arrivate a Follonica nell'inizio degli anni 70 e questa parrocchia era appena nata, da pochi anni, e loro hanno saputo appunto portare la loro freschezza di giovani suore dopo il Concilio Vaticano II, con il tanto desiderio di portare appunto questa novità di senso di popolo, di senso di comunità, e hanno un po' cresciuto noi bambini, noi ragazzi, noi giovani, perché si sono date totalmente a noi. E hanno saputo appunto trasmettere questa voglia di conoscere sempre meglio C'è stata questo. qualche figura particolare di qualche suora? Non so se Sì. puoi sbilanciarti o meno, però beh, No, se, penso no, sia una cosa anche bella raccontarlo, sì, eh. sì, c'è, va bene, le suore certamente che sono vissute a Follonica, bene o male, sono state rappresentative e molto importanti nella mia vita. Una in maniera un pochino più particolare è Suor Rosanna, che purtroppo qualche mese fa è andata in cielo. E Suor Rosanna è venuta anche qui, ha fatto le prime tre suore che sono arrivate all'Eno, ero io, Suor Rosanna e Suor Dorothy, una suora nigeriana. E Suor Rosanna ha fatto la prima esperienza alenese con me e quest'altra con sorella prima dell'apertura della casa nell'estate. E con lei ho condiviso un po' tutto. Io ero una ragazzina e lei ha aperto il primo gruppo scout follonichese perché i genitori gliel'avevano chiesto, perché avevano scoperto che lei era stata per tanti anni scout ed era stata responsabile. E allora, siccome a Follonica già stava un po' nascendo questo gruppo, e hanno chiesto di poterlo aprire anche nella nostra parrocchia. E allora noi, io insieme a un'altra mia amica, eravamo quelle un pochino più grandicelle, e a noi ci ha chiesto di collaborare a fare questa esperienza. Anche l'esperienza dello scautismo è stata un'esperienza bellissima, perché lo ritengo un metodo educativo più completo di così non Mi sento ce n'è. entusiasta. E invece la tua fondatrice, Rosa Venerini, cosa ci dici di questa santa? Della mia fondatrice, ecco, io, anche se è una donna vissuta tanto tempo fa,
Io ritengo che il suo carisma, Educare per Liberare, è un carisma sempre nuovo. E poi appunto è un carisma che non finirà mai, perché l'accompagnare, l'educare i bambini, i ragazzi, la gioventù a incontrare il Signore nella propria vita e nella propria storia è una cosa che non finirà mai. Bene, grazie. E il prossimo 16 di maggio noi lenesi proveremo a dirti un grazie nella messa delle 18:30 la sera, ricordando e celebrando appunto questo momento significativo. E invitiamo a essere presenti in questa celebrazione oppure anche a ricordarci nella preghiera, a ricordare la sua grazia in questo momento, nella preghiera. E che cosa chiedi al Signore dopo 25 anni? Ma ecco, chiedo di essere sempre desiderosa di servirlo con gioia, con entusiasmo e cercando sempre di dare il meglio per poterlo servire in mezzo ai fratelli. Ok, so Graziella, noi ti ringraziamo, grazie per la tua disponibilità. E alla prossima, ai prossimi appuntamenti su OraTube. Ciao a tutti e buona Grazie, continuazione. buona serata.